Super bonus e bonus edilizi cosiddetti minori, stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura. È di questa mattina la notizia che il governo ha deciso con un decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella giornata di ieri, 16 febbraio 2023, ha deciso di porre uno stop immediato all'applicazione delle opzioni alternative della cessione del credito dello sconto in fattura al super bonus e a tutti i bonus cosiddetti minori, tutti. Quindi parliamo di bonus ristrutturazione 50%, eco bonus e sisma bonus ordinario e tutti gli altri bonus presenti nel mondo dell'edilizia. Si tratta ovviamente di una vera e propria doccia fredda perché da mesi parlavamo del problema legato al blocco dei crediti fiscali e di quelle che sarebbero dovute essere le iniziative che il governo avrebbe dovuto prendere per sbloccare questo problema che stava inchiodando sostanzialmente migliaia di imprese. È arrivata invece questa notizia improvvisa del blocco immediato della possibilità di utilizzo delle opzioni alternative. Ho deciso quindi di fare un video su questo argomento perché ritengo sia una delle notizie più importanti degli ultimi mesi e che soprattutto una notizia che coinvolge migliaia di persone che si stavano avviando ad intraprendere le azioni di riqualificazione energetica del proprio immobile o di ristrutturazione del proprio immobile per le quali intendevano accedere agli incentivi statali attraverso appunto il meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito. Vediamo più nel dettaglio che cosa è successo. Mi chiamo Andrea Ciprian, sono un ingegnere, da oltre 10 anni lavoro nel settore immobiliare e dell'edilizia. Prima di iniziare questo video ti chiedo di iscriverti al mio canale YouTube. Cliccando sulla campanellina rimarrai aggiornato sull'uscita dei prossimi video. Se vuoi puoi anche decidere di abbonarti al canale. Ti chiedo adesso di mettere un bel mi piace, condividi il video e vediamo di cosa si tratta. Ora, sono mesi che pubblico video in cui riporto le difficoltà di migliaia di imprese, professionisti, fornitori, nonché di beneficiari dell'incentivo statale del superbonus che in molti casi si trovano con cantieri avviati e poi improvvisamente bloccati, legati al problema del blocco della cessione del credito, quindi tante imprese che si trovano con i cassetti fiscali pieni di crediti che non riescono a monetizzare. Si è parlato tante volte di quelle che potrebbero essere le iniziative che si potevano prendere per sbloccare questi crediti. Da qualche settimana a questa parte era circolata la voce che c'era qualche ente pubblico che intendeva acquistare direttamente alcuni crediti fiscali presenti appunto nei cassetti fiscali delle varie imprese, ad esempio la Regione Sardegna, la Regione Molise. E quindi si stava discutendo diciamo, di questo tipo di opportunità. Ovviamente dal lato dei costruttori, del mondo delle imprese e dei professionisti, si stavano nutrendo grosse aspettative su questa possibilità, su questa opportunità che avrebbe potuto non risolvere del tutto il problema del blocco dei crediti, però sicuramente dare una grossa mano a imprese coinvolte in questo tipo di problematica. E si stava aspettando quelle che erano le decisioni e i pareri del governo su questo tipo di iniziative prese da vari enti pubblici. Qualche giorno fa ho pubblicato anche un video in merito, è arrivata il famoso parere da parte di Eurostat che ha dichiarato come pagabili i crediti relativi ai vari bonus presenti nel mondo dell'edilizia, quindi sostanzialmente dei crediti che vanno a gravare sulle casse dello Stato e quindi non fanno deficit ma costituiscono un debito per le casse dello Stato. Detto questo, il governo che cosa ha pensato di fare? Ha emanato un decreto legge, il decreto legge numero 11 del 16 febbraio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo stesso giorno, cosa personalmente ritengo abbastanza anomala, non ricordo a memoria di tanti decreti legge che sono entrati il giorno stesso, subito pubblicati in Gazzetta Ufficiale e quindi diventati operativi. In pratica, che cosa è stato stabilito con questo decreto legge? In un primo articolo, nell'articolo 1, viene un pochino delineato e ribadito un attimino il concetto della responsabilità solidale. Sostanzialmente, per dirla in poche parole,
sono stati delineati diciamo, quelli che sono i contorni della responsabilità solidale. In pratica è stato detto che è responsabile in solido sulla legittimità diciamo, sulla legittimità dei crediti fiscali che poi vengono immessi sul mercato, solamente colui che è il primo beneficiario dell'incentivo, e rimangono poi la responsabilità solidale viene praticamente estesa agli ulteriori cessionari solamente in caso di comprovata responsabilità di dolo o colpa grave. Sostanzialmente tutti coloro che vanno ad acquistare dei crediti possono considerarsi non responsabili se dimostrano di aver comunque diciamo, recuperato tutta quella che o comunque ottenuto tutta la documentazione che attestava la legittimità del credito, quindi il titolo edilizio dell'abitazione, piuttosto che la notifica preliminare all'ASL dei lavori, le planimetrie, le visure ante operam, le varie attestazioni e asseverazioni, le cosiddette anche video asseverazioni o foto, eccetera, eccetera, eccetera. Non mi soffermo troppo su quest' aspetto perché non era questo il nucleo diciamo, il cuore del video. Il cuore del video è rappresentato invece dall'articolo 2 di questo decreto legge, secondo il quale, a partire dall'entrata in vigore del decreto legge, quindi il 16 febbraio stesso, vanno a morire, non sono più utilizzabili le opzioni alternative dello sconto in fattura e della cessione del credito. Cosa importante che tendo a sottolineare, due aspetti. Uno, non è che con questo decreto legge vengono soppressi o comunque vengono cancellati i vari incentivi statali ed il super bonus. Questi continuano ad essere ancora presenti. C'è ancora la possibilità di utilizzare il super bonus, il bonus ristrutturazioni, l'eco bonus, il sisma bonus e quant'altro, però potranno essere utilizzati solo in forma di detrazione diretta, cioè portandosi in detrazione la percentuale di spese sostenute previste da quel determinato incentivo nella propria dichiarazione dei redditi negli anni successivi all'intervento. Non è più possibile appunto utilizzare sconti in fattura e cessione del credito. Il secondo aspetto che tendo a sottolineare, importante perché spesso non viene ricordato, è che viene cancellata la possibilità dell'utilizzo dell'opzione dello sconto in fattura della cessione del credito non solo per gli interventi rientranti nell'ambito super bonus, ma per tutti quanti i bonus fiscali legati al mondo dell'edilizia, tutti. Quindi, come ho detto, bonus di ristrutturazione 50%, eco bonus, sisma bonus, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente rimangono esclusi da questa, diciamo, dall'impossibilità di utilizzare lo sconto in fattura tutti coloro che hanno già presentato il titolo per poter eseguire, nel caso di interventi super bonus, sostanzialmente tutti coloro che hanno già presentato la CILAS e nei casi di condominio che hanno deliberato, l'Assemblea ha deliberato i lavori di riqualificazione energetica per riqualificare dal punto di vista energetico il proprio edificio e accedere all'incentivo del super bonus. Ovviamente, sempre nel caso del super bonus, in caso di demolizione e ricostruzione, coloro che hanno già fatto richiesta del titolo abilitativo, quindi del permesso a costruire. Nel caso invece degli altri bonus, faccio un esempio, quello più comune, il bonus ristrutturazioni, per esempio. Ovviamente per coloro che diciamo, il decreto legge dice che hanno ancora la possibilità di utilizzare il superbonus tutti coloro che hanno fatto richiesta del titolo autorizzativo. Ricordo che il titolo autorizzativo è il permesso a costruire, mentre titoli come ad esempio possono essere la CILA, la SCIA, la DIA, non sono dei titoli autorizzativi, sono delle asseverazioni, delle comunicazioni di inizio lavoro asseverato, segnalazioni di inizio lavoro asseverato. In quel caso, leggendo bene il decreto, non è sufficiente aver presentato la pratica in comune, ma è necessario che i lavori siano stati avviati. Quindi fate molta attenzione, tutti coloro che hanno magari presentato delle CILA, delle DIA, delle SCIA in comune per degli interventi di riqualificazione, per esempio di ristrutturazione del proprio immobile, però ancora non hanno iniziato i lavori. In quei casi,
Fate molta attenzione perché, stando a quanto riporta il decreto legge all'articolo 2, decreto legge numero 11 all'articolo 2, non è possibile utilizzare le opzioni alternative dello sconto in fattura e della cessione del credito. È necessario che i lavori siano iniziati. Questo è quanto riporta il decreto legge. Si tratta di, come già detto all'inizio, di un'azione intrapresa dal governo che ha lasciato un po' tutti gli addetti al settore molto sorpresi. È stata una cosa arrivata praticamente all'improvviso. Vedremo quelli che saranno gli effetti che questa iniziativa sortirà sul mondo dell'edilizia. Ovviamente, dal punto di vista del super bonus, sarà veramente il colpo di grazia al super bonus, perché mentre magari gli interventi di ristrutturazione che hanno degli importi un pochino più bassi, chi ne ha bisogno li esegue comunque. Utilizzando il meccanismo della detrazione diretta, in caso di diciamo degli interventi super bonus, che sono degli interventi che hanno un'entità molto grande, quindi gli importi sono piuttosto pesanti, non poter utilizzare sconti in fattura e cessione del credito vuol dire dover anticipare i soldi, e quindi nei casi dei condomini ci sarà sicuramente diciamo, molti condomini che non lo potranno fare, ma ovviamente anche nel caso degli edifici unifamiliari. La cosa, diciamo, il meccanismo sicuramente subirà un rallentamento incredibile. Vedremo. Ovviamente questo va in contrasto con quello che ci dice l'Europa. Sappiamo benissimo della direttiva Green che ci dice che dobbiamo riqualificare da un punto di vista energetico il nostro patrimonio edilizio e in tempi anche piuttosto ristretti. Entro il 2030 sappiamo benissimo che devono, diciamo, le abitazioni devono rientrare in una classe energetica che attualmente in Italia è una vera chimera, per cui vedremo un attimino che cosa farà il governo in merito. Sono convinto che qualcosa dovrà assolutamente fare, perché in questo modo, finendo di affossare definitivamente il super bonus, evidentemente sarà sempre più lontano l'obiettivo posto diciamo, dalla direttiva europea. Per cui vedremo che cosa succederà nelle prossime settimane. Ovviamente vi terrò aggiornati sulle prossime decisioni del governo, per questo vi chiedo di iscrivervi al canale YouTube, cliccando sulla campanellina rimarrete aggiornati sull'uscita dei prossimi video, se volete potete decidere di abbonarvi. Ciao!